Benvenuti a questo appuntamento extra con i video di AW Italian Podcast. Io sono Stefano, la voce di questo progetto, e sono qua per raccontarvi un po' di un'esperienza che ho avuto proprio ieri durante la conferenza di Cody Rhodes che ha fatto in vista del pay-per-view Full Gear. Una serie di domande e di risposte che riguardavano non soltanto il pay-per-view, per cui abbiamo deciso di fare questo video in più per potervene parlare. Alcune cose ritorneranno anche nelle nostre dirette di questo weekend, ma soprattutto ci sono alcuni punti che non riemergeranno per un po' di tempo. Li abbiamo divisi in argomenti e partiamo subito. Non a caso l'ho chiamato Cody Rhodes. Finalmente, proprio un paio di giorni fa, è riuscito a riottenere la possibilità di utilizzare il suo nome completo. Una cosa che non poteva fare da tantissimo tempo, in sostanza da quando era uscito dalla WWE. Per un po' di tempo, quando si faceva accompagnare dalla moglie, aveva l'opportunità di dire Cody and Brandy Rhodes all'interno delle presentazioni del personaggio. Così sembrava ancora, insomma, che potesse utilizzarlo, ma poi, una volta distaccatosi dalla moglie per una serie di ragioni, giustamente in AEW hanno deciso di fare strade abbastanza differenti, poteva utilizzare soltanto il nome Cody. Bene, è stato trovato un accordo tra chi oggi detiene il diritto, quindi proprio lui, e chi lo deteneva prima, cioè la WWE. La cosa interessante, dice Cody, è che non ci sono rancori tra le due parti, quindi si è trovato un accordo che possa veramente essere distensivo almeno su questo argomento. E l'altra cosa che lui rimarca molto interessante è il fatto che comunque in questo modo, quando la gente comincerà a ricercare il nome Cody Rhodes, potrà trovare insomma tutto quello che ha fatto lui nella sua carriera, una carriera che ovviamente, per quanto ci siano alcune cose che non gli piacciono di quelle che ha fatto e per alcune cose non si sentiva pronto all'epoca e riguardandole insomma le vede un po' con un occhio negativo, però è anche vero che fanno parte e sono ognuna di queste un mattoncino per la costruzione della sua carriera, quindi insomma è importante anche questo, siamo comunque contenti anche noi di vederlo chiamare di nuovo Cody Rhodes. Nel buy-in ci sarà un match tra Serena Deeb e Allison Kay per il titolo femminile NWA. Questa cosa è bella, sicuramente importante, non è la prima volta che capita e a quanto pare non sarà l'ultima. Tanto che Tony Khan e Billy Corgan stanno continuamente parlando insieme a livello di possibilità di far apparire le lottatrici da una parte e dall'altra. In realtà per il momento solo in AEW. Però non ci saranno, a una domanda diretta da parte di un giornalista, se ci saranno o meno dei super show tra la AEW e altre federazioni, beh, questa cosa Cody ha detto no, per il momento no. Per il momento loro sono molto orgogliosi di quello che stanno creando con la AEW, stanno facendo molta strada, stanno creando delle situazioni molto belle, ma giustamente vogliono capitalizzarle e non possono trainare altre realtà. Velatamente, insomma, si è intuito che la AEW pian pianino sta cercando di alzare il proprio livello e di staccare le altre sotto, dando comunque la possibilità ad alcuni atleti di arrivare, di fare delle comparsate, di fare dei match, però insomma questa possibilità di vedere un super show è abbastanza improbabile. Altrettanto improbabile, non impossibile, ma altrettanto improbabile, un terzo match tra lui e Nick Aldis, che è stata un'altra domanda che gli è stata posta. Gli piace molto quello che ha fatto con Nick Aldis, i due match gli sono piaciuti tanto, quello che è successo ad All In è stato importante, ma anche quello che è successo poi nel rematch, però anche se sono stati dei tasselli fondamentali nella sua carriera, difficilmente vedremo, almeno per il titolo NWA, un prossimo scontro tra Nick Aldis e Cody. Quindi per il momento insomma potremmo sognarlo, ma rimarrebbe soltanto un sogno. Riguardo i talenti delle AEW sono state fatte alcune domande molto interessanti. Per esempio una domanda riguardava Eddie Kingston e il percorso strano che ha fatto Eddie Kingston. Sostanzialmente lui è entrato per questa Open Challenge di Cody, poi è stato assunto, ma è stato assunto e da quel momento sostanzialmente era un po' sparito dai radar. A un certo punto ha cominciato a fare questo discorso della stable, di mettere insieme due compagini diverse come Butcher and Blade e poi quelli che rimanevano al triangolo della muerte, quindi Rey Fénix e Pentagon, e sostanzialmente da lì è cominciata l'esplosione di Eddie Kingston, il quale pian pianino si è ritagliato insomma una fetta molto importante, tanto da arrivare nel main event di un pay-per-view e di andare contro John Moxley.
questa cosa chiaramente è merito di Eddie Kingston, di come si è comportato, di quello che ha fatto, di come è riuscito ad attirare le attenzioni dei fan. E questo è uno degli aspetti fondamentali che ha cercato di fare l'AEW. Nel primo anno hanno creato un sacco di personaggi che erano sostanzialmente degli sconosciuti, ma sono diventati oggi dei grandissimi atleti. È stato fatto il nome di Jungle Boy, è stato fatto il nome di Darby Allin, è stato fatto il nome di MJF, insomma tante persone, Sammy Guevara per esempio, tante persone che sono partite ed erano quasi sconosciute ed oggi sono dei personaggi ben affermati. E questa cosa ovviamente guarda verso l'anno prossimo, verso il secondo anno di Dynamite. Quali saranno i prossimi personaggi? Un po' dovranno essere i lottatori a crearsi gli spazi, a trovare, insomma, nelle opportunità che gli vengono date l'occasione per tirar fuori quello che sono, quello che sanno fare, quello che amano fare. E un po' sarà anche il pubblico a decidere, no? A capire quali saranno i lottatori del domani. Ed è una cosa molto interessante perché ovviamente ci porta a considerare tutti quegli spazi che vengono dati anche in competizioni come quelle di Dark e in altri elementi. Noi pubblico quindi possiamo spingere un po' quelli che ci piacciono di più e potrebbe essere molto interessante la cosa. Riguardo poi a Darby Allin, insomma, è stato abbastanza certo del fatto che un giorno sarà un grande main eventer, ma parlandone con Jim Ross, insomma, in questo momento secondo lui non lo è, ed è per questo che è convinto di batterlo nel prossimo pay-per-view. Lo ha già battuto 3 volte e quindi ci ha dato praticamente conferma che cercherà di concentrarsi bene e di batterlo ancora questa, diciamo, ultima volta. Ovviamente queste parole portano sempre una sfiga incredibile ai lottatori. Vedremo che cosa succederà, perché insomma è sicuramente un oggetto molto interessante questo Darby Allin in questa posizione della card. Un'altra cosa interessante è stata che ha parlato di Dark e del prossimo programma in onda sui canali di TNT. Allora, sostanzialmente Dark loro lo vedono come un bel gioiellino. Chi se ne sta occupando in questo momento è Tony Khan insieme a QT Marshall e stanno creando una cosa che secondo loro è molto importante, cioè dare l'occasione ad alcuni atleti delle federazioni indipendenti, ad alcuni giovani, di mostrarsi e di poter avere un curriculum importante in una piattaforma come quella della AEW. Chiaramente lo possiamo vedere in mille modi diversi, però è chiaro ed evidente che questo è un po' cercare di dare un contentino a quelli che vanno lì, fanno il pubblico e si mettono in mostra anche durante un match. Una delle cose che mi ha colpito però è che ci sono stati alcuni elementi interessanti, soprattutto anche nella domanda, perché nella domanda il giornalista che l'ha posta ha fatto una serie di nomi di personaggi che stanno facendo molto bene a Dark e ha citato anche il nostro D3. Quindi vuol dire che qualcun altro si sta rendendo conto, accorgendo che c'è un personaggio che è anche papabile per diventare qualcuno un po' più in su rispetto a un semplice jobber, come lo chiamiamo noi, in un gergo che tra l'altro dovremmo evitare di usare, perché in realtà non è proprio un appellativo giusto, buono e positivo, anzi in realtà ha un'accezione abbastanza negativa. Sta di fatto che se ne sono accorti anche gli altri che esiste di tre, e non solo esiste, ma è anche valevole per qualcosa di più. Quindi attendiamo questa cosa. Riguardo il nuovo programma, ha detto che non sarà Dark, sarà un formato diverso, perché loro hanno il ring, hanno gli atleti, hanno i talenti e vogliono mostrare questa cosa. Stanno acquisendo dei lottatori e la possibilità che questa nuova ora sia un percorso ancora diverso, un format ancora diverso, è molto forte. Purtroppo non ha grandissime novità da darci, anche se ci sono delle novità che sono lì. La pentola sta bollendo, ma ancora non siamo pronti per buttare la pasta, e quindi sostanzialmente queste novità arriveranno a un certo punto, ma per ora ancora dobbiamo rimanere lì in attesa di saperne qualcosa di più. Per quanto riguarda il ranking e la parte sportiva che è stata segnalata e sottolineata in una delle domande, Cody è stato molto attento a rispondere in un modo corretto, cioè ha parlato del fatto che il ranking è una sorta di modo per tenere noi d'occhio come stanno andando certe cose, ma non dobbiamo prenderlo come l'unica motivazione perché le cose vadano in un certo modo, perché ci sia un ordine concreto e che non possa essere mai cambiato. Parla di wrestling in modo tale che noi consideriamo la parte sportiva come quella in ring,
e lui per parte sportiva intende che gli è piaciuto molto della fase MMA e della box la parte in cui non ci sono promo scritti e quindi ogni atleta può tirar fuori la propria personalità, il proprio essere e poi riportare questa cosa sul ring. Quindi chi è un lottatore magari un po' più aggressivo può portare questa aggressività anche a livello di promo e può farlo lui con le sue parole, con la sua mimica, con le sue espressioni facciali, insomma tutto quello che lui può essere lo deve portare ed è questo che loro intendono come parte sportiva, perché poi di fatto quello che si trova lì è il wrestling e il wrestling ha delle caratteristiche. Peraltro, parlando delle caratteristiche del wrestling, voglio collegare a questo argomento anche il fattore old school, cioè tantissime volte si è visto che c'è attenzione, forte attenzione per andare a riprendere delle cose del passato, ovviamente modernizzate. Ed è chiaro, questo riferimento al prendere le cose del passato e modernizzarle è un discorso che la AEW sta cercando di fare, perché ci sono molti aspetti che erano più legati allo sport rispetto che allo spettacolo. E quindi anche andare a riprendere alcuni tipi di match, alcune situazioni, alcuni tipi di promo, alcuni tipi di costruzione delle faide è molto importante. Riguardo alle costruzioni delle faide ne ha detta una molto interessante. Qualcuno si è lamentato del fatto che Hikaru Shida e Nyla Rose non abbiano minimamente una storia che l'ha portati al pay per view. E lui si lamenta del fatto che le persone non possono immaginarsi che ci sia sempre una storia. Il fatto che negli ultimi anni la parte televisiva del wrestling abbia creato un certo tipo di trend non significa che questo trend debba essere rispettato ogni volta e che questo trend debba tutte le volte arrivare oltre quello che poi è il lato sportivo, appunto. Quindi lui dice: aspettate di vedere il match, guardate se il match è bello, non sempre ci deve essere una lunga storia appassionante alle spalle. Quindi, quella che è la narrativa all'interno di un pay per view può essere raccontata per alcuni degli incontri, ma per altri no. E questo è un aspetto che dovremmo abituarci a vedere nei W, perché lui ha detto proprio che non è sempre così. Quindi non sempre ci sarà una storia alle spalle, non sempre noi dobbiamo aspettarci che ci siano grandissime motivazioni. Ci sono degli atleti che hanno necessità di cogliere le opportunità. Queste opportunità gli vengono date magari anche sulla base di poco. Non ci deve essere per forza un dramma dietro ogni faida, dietro ogni storia. Anche perché di fatto quello che diceva lui è molto interessante. Cioè nel backstage questi mangiano insieme, vivono insieme, si cambiano insieme. Non possiamo più credere nel 2020 che queste cose non siano così. Per cui ogni tanto il dramma è buono, ogni tanto no. In questo caso c'è una cintura, c'è chi può andare a prenderla, c'è chi sfida e chi accetta la sfida. Poi un pezzettino di storia ce lo vai a mettere, perché è wrestling, perché quella parte è la finzione del wrestling. Ma per il resto dobbiamo abituarci anche a vedere degli incontri che non abbiano una grandissima storia alle proprie spalle. Una domanda interessante sicuramente che gli è stata posta è ovviamente riguardante gli Young Bucks e la loro stipulazione. Cosa succede agli Young Bucks se perdono? Non potranno mai più andare per il titolo di coppia. E lui dice che è stato un errore da parte dei Bucks. Lui l'ha fatta questa cosa, ha perso e sostanzialmente non potrà mai più andare per il titolo. E ha detto che lui lo ha promesso e quindi non andrà mai per il titolo del mondo. Questa cosa ovviamente lui l'ha fatta, l'ha messa in gioco per una semplice ragione. Quando suo padre era in NWA e in WCW i primi tempi, sostanzialmente andava moltissime volte contro Ric Flair a fare i vari main event con in palio la cintura. Ed era una cosa che gli veniva rinfacciata perché la gente pensava: dato che tu sei il booker, ti metti lì. Poi più avanti nel tempo, fortunatamente molte volte questa cosa è capitata in retrospettiva dopo addirittura la morte di Dusty, hanno capito che in realtà, e i fatti parlano chiaro a riguardo, è una cosa che abbiamo detto tante volte anche noi, in realtà chi vendeva i biglietti degli spettacoli erano proprio Dusty Rhodes e Ric Flair. Quindi metterli nel main event era la cosa giusta per portare la gente a pagare il biglietto per vedere lo show. E ovviamente questo main event trainava gli altri incontri e si formavano le altre stelle. Però sostanzialmente quella era la parte importante, quindi non è che lui lo faceva per il titolo Dusty di buttarsi lì in queste faide, lo faceva perché erano quelli che portavano pubblico. E quindi Cody dice: io voglio prendere
per forza dovrò prendere, ma lo voglio anche, le redini di quello che ha fatto mio padre, cioè il fatto di essere un grande booker, un grande stratega del wrestling, un grande personaggio dietro le quinte. Voglio prendere questa cosa sulle mie spalle, però non voglio essere accusato di fare le cose per prendermi i titoli, per cui non lo faccio. Poi un po' si contraddice sulla cosa, perché parlando del titolo TNT racconta una fase molto importante, e cioè che l'AEW non vuole dare come maggiore importante il titolo del mondo rispetto al titolo TNT, ma vuole che sia il pubblico a decretare in base ai personaggi, alle storie, ma soprattutto agli incontri, quindi la fase sportiva, dare l'importanza al titolo. Cioè in questo momento il fatto che esista un titolo del mondo è normale, è sempre esistito un titolo del mondo, però non significa che sia il più importante. Il più importante sarà quello che riuscirà ad appassionare di più le persone nella fase sportiva, quindi in ring. Quindi in questo momento il fatto che ci sia John Moxley al primo posto di PVI 500 non significa niente rispetto all'anno prossimo, perché l'anno prossimo ci potrebbe essere come primo anche il detentore del titolo TNT, che si augura ovviamente di essere lui, ma potrebbe essere qualcun altro. Cioè al momento, per il primo anno quasi primo anno della storia dell'AEW, a disposizione c'era soltanto un titolo, e grazie a quello si poteva concorrere, perché era un titolo importante e prestigioso, per i primi posti delle classifiche di gradimento delle persone. Ma dall'anno prossimo ci sarà anche questo TNT, e loro non vogliono dire al pubblico: scegliete in base ai nostri criteri qual è il titolo che vi piace di più, ma sceglierà il pubblico in base ai propri. Questo va un po' a cozzare contro quello che immaginiamo noi, quello che pensiamo noi, quello che abbiamo visto con i nostri occhi. Noi l'abbiamo detto tante volte anche nel podcast, è evidente che il titolo TNT sia un titolo, secondo noi, minore, di minore importanza. Ovviamente per Cody questa cosa non è vera, ma non solo perché lo detiene lui, perché giustamente dice: un giorno questo titolo potrebbe averlo John Moxley, che oggi è campione da un'altra parte, cioè da un'altra parte, è campione sempre nella categoria in singolo dell'AEW, ma è campione del mondo. Un giorno potrebbe avere questo titolo, potrebbe concorrere per questo titolo, potrebbe averli entrambi. E quindi sarà importante vedere la storia del TNT e capire se a un certo punto diventerà più importante. Questo spiega anche il motivo per cui il TNT viene considerato tantissime volte anche nei vari main event degli show, e viene considerato anche tantissime volte come di uguale importanza dalla federazione, perché in questo momento è una fase ancora preliminare e poi sarà il pubblico a decidere quale sarà il titolo più importante dell'AEW. Recentemente in AEW hanno deciso di assumere un protocollo sanitario diverso, un protocollo sanitario che va a migliorare la possibilità di valutare le condizioni degli atleti durante gli show. In questo modo si sta cercando di andare a colmare una lacuna che si è evidenziata tendenzialmente durante l'ultimo pay per view All Out, cioè quando Matt Hardy, cadendo dall'alto, insomma, ha ricevuto una botta non indifferente, e il rischio che potesse essere finita la sua carriera, potesse essersi paralizzato, insomma, i rischi erano molto alti. Quindi per la valutazione più efficace, più rapida, e per il benessere dei propri atleti, la AEW ha cercato di ampliare il proprio team di medici e di osservatori che esternamente possono anche aiutare la valutazione di un arbitro o di un'altra figura che in quel momento stanno decidendo le sorti di un match, se portarlo avanti oppure no. L'intento è quello di creare un posto che sia veramente sicuro, quindi continuare a fare uno show libero dove gli atleti possono esprimersi, ma cercando di avere delle persone pronte a intervenire e pronte anche a valutare direttamente le situazioni prima che eventualmente lo spot successivo possa creare più danno o un danno rispetto a quello che si è appena visto. Le valutazioni, questi protocolli, arriveranno e continueranno a cambiare. Il business è in evoluzione, la AEW è in evoluzione, e ci sono tante cose che sono già cambiate da quando è partito il progetto. Quindi questo è l'ennesimo cambiamento. Se dobbiamo parlare di cambiamenti, la AEW ne ha avuti tanti. Ci sono state tante situazioni che erano state trattate e decise in un certo modo, ma che poi la vita, quella vita vera, si è portata via. E quindi sostanzialmente tante delle promesse che sono state fatte sono state mantenute, ma alcune non sarà possibile mantenerle. Alcune non sarà possibile, diciamo, riutilizzarle, sfruttarle. Perché? Perché poi quando tu immagini una cosa, quando tu la progetti, è tutto facile, è tutto bello, è tutto chiarissimo, poi quando la vai a fare è tutto diverso. L'idea di Cody è comunque quello di mantenere il più possibile
il sentiero dritto, consapevole che tantissime cose che si è pensato all'inizio di poter fare e di poter costruire, qualcuna se ne è dovuta abbandonare, qualcuna se ne è dovuta anche cambiare. Insomma, è normale, nella normalità delle cose. Purtroppo noi molte volte ci agganciamo a quelle che sono le promesse iniziali, pensando che devono attenersi a quelle, come se quel decalogo fosse diciamo la policy infinita che non muterà mai. Invece le cose possono mutare, magari degli atleti che c'erano e non ci sono, atleti che dovevano arrivare e non sono arrivati, atleti che sono arrivati inaspettatamente. Le cose cambiano, possono cambiare, e noi dobbiamo imparare a cogliere questi cambiamenti senza snaturare il tutto, ma consapevoli che prima o poi porteranno l'asticella da una parte o dall'altra, e potrebbe anche non sempre essere esattamente come lo vogliamo noi. Ovviamente ho potuto fare questa esperienza bellissima di ascoltare la conferenza e sentire direttamente le parole di Cody e ascoltare le domande molto interessanti e anche molto dirette e pungenti dei giornalisti, grazie a Mattia Borsani, che ovviamente ci ha passato il contatto della sala stampa, e abbiamo potuto così ascoltare e poi creare questo video. Quindi grazie a lui, un collega che abbiamo già avuto ospite tante volte nel nostro podcast e che ora, insomma, proprio da questa sera comincia insieme a noi un viaggio, un percorso molto interessante nel lato viola del ring, un progetto Twitch che va a fare un sacco di dirette con un sacco di personaggi, per cui lo sentirete nominare tante volte, molte più di prima, lo vedrete tante volte, molte più di prima, e quindi, insomma, Mattia lo vogliamo davvero ringraziare di cuore per questo passaggio che ci ha fatto fare, e personalmente lo ringrazio per la bella esperienza. Credo sarà bello ogni volta prima di un pay per view potervi magari raccontare le cose così come le abbiamo sentite, così come le sentiamo direttamente dalle voci. Questa volta era Cody, la volta scorsa era Tony Khan, insomma c'è sempre qualcuno di molto autorevole che possiamo ascoltare. Spero che questo contenuto vi sia piaciuto, se è così mettete like a questo contenuto, magari iscrivetevi alla nostra pagina, e mi raccomando, ricordate che l'AEW è una cosa bella a cui ci siamo appassionati, a cui ci stiamo ancora appassionando, ma non è statica, e le cose potrebbero anche cambiare rispetto a come le abbiamo viste inizialmente. Dobbiamo imparare sempre di più a conoscere, ad approfondire, ad arrivare un po' più in là col nostro pensiero, essere più elastici. Questo ovviamente capita con tutte le realtà, ma in questo caso ne parliamo di AEW, e quindi è sull'AEW che voglio provare a lanciarvi questo ragionamento. Pensateci su, fateci sapere cosa ne pensate anche nei commenti, sia delle cose che dico io, ma soprattutto di quelle che dice Cody. E noi ovviamente ci risentiamo in questo momento tra poco in live, e poi, chiaro, evidente come il sole, noi ci risentiamo alla prossima.